Sono Alessio Manetta, sono il titolare e sono istruttore insegnante e esercito tutto il giorno a fianco di questi ragazzi che poi andranno su strada. Allora, la Voscuola nasce dal 1980, come dice appunto il nome. Siamo un'attività che da quasi 40 anni opera sul territorio di Monte Rotondo. Cerchiamo di preparare gli allievi nel miglior modo possibile. Ci siamo accordati telefonicamente per quanto riguardava gli appuntamenti nelle nostre lezioni. Così abbiamo fatto degli interventi con i vari gruppi dei ragazzi che facevano il corso di preparazione per la patente, che ci hanno messo alla pari i candidati, noi insegnanti e loro. No, realmente non conosciamo questo tipo di metodo, perché noi con i ragazzi cerchiamo di fare uno studio soprattutto su quello che può accadere durante la guida, sospensione della patente, verso il codice della strada. Abbiamo pensato di fare una prova con un etilometro per far capire realmente quali sono i rischi di guidare sotto effetto di alcol o sotto effetto di droghe. Sì, credo che questo approccio che è stato fatto con i nostri allievi sia molto utile. Poi sulla strada è molto importante sapere tutto, sia come funziona il chilometro, sia quando poter poi bere dopo aver fatto una serata. Beh, sicuramente sì, in quanto loro su strada poi troveranno realmente, andranno incontro a questi rischi, trovarsi in problemi più gravi. Sia la guida a stato di ebbrezza, ma anche solo farsi togliere la patente, già quella è una cosa importante. Quindi credo che pure per loro sia stato utile, molto utile. Sarebbe molto utile, perché ho potuto notare anche dopo, successivamente, le lezioni che ho fatto successivamente, quando abbiamo poi preso spunto dalle vostre lezioni per parlare con i candidati, che loro sono rimasti molto sorpresi dall'etilometro, alcuni, perché non sanno come è fatto, non sapevano nulla di questo. Cioè, ma un attrezzetto del genere riesce a leggere tutto quello che abbiamo fatto durante una serata? Quindi io credo che spiegare ai ragazzi o far vedere realmente ai ragazzi un etilometro vero durante un corso di teoria sarebbe molto importante.